Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Dopo tanto, ritorniamo a fare video all'interno della mia piccola officina. Ne è passato di tempo da quando registravo i piccoli video di manutenzione che, piccolo spoiler, tra poco ritorneranno e ritorneranno anche sicuramente fatti meglio. Nel mentre ho aggiornato tutti i miei attrezzi, nel mentre ho imparato anch'io a fare tante cose in più, e oggi andiamo a vedere gli strumenti che servono a un utente base per iniziare a mettere mano alla propria bicicletta. Guarda. Vediamo subito uno degli acquisti principali o anche l'unico acquisto che potete andare a fare per farvi la vostra piccola officina, per avere gli attrezzi basici per iniziare a mettere mano sulla vostra bici. Non serve spendere tantissimo, ma quello che vi consiglio io è questa valigetta, dove all'interno potete già trovare un botto di attrezzi e con quelli potete fare già praticamente di tutto. Ovvio che se siete degli utenti basici, non siete degli utenti avanzati, non vi serviranno tanti attrezzi e vi sconsiglio anche di averli, perché se mettete mano sulla vostra bicicletta e non sapete farlo, potete anche causare dei gravi danni. Andiamo a vedere nel dettaglio gli utensili che ci sono all'interno della valigetta. E dopo andiamo anche a vedere gli attrezzi che vi consiglio in più, perché questa valigetta è molto completa e con un prezzo molto basso riusciamo già ad avere praticamente quasi tutto per fare manutenzione, almeno la manutenzione base per la nostra bici, però c'è un qualcosina da prendere in più, tipo la chiave per andare a vedere l'usura della catena, una cosa molto semplice da fare, che vi farò vedere più avanti in un video specifico. Oltre a questo ci serve anche la chiave per andare a aprire e togliere la falsa maglia, quindi se vogliamo fare manutenzione alla catena sono degli attrezzi che ci servono, perché al suo interno abbiamo anche la chiave per smagliare la catena. E questa è in dotazione, una cosa molto comoda e secondo me anche fatta molto bene. Contando il prezzo che costa questa valigetta, secondo me è tanta roba la chiave che c'è al suo interno. Io ormai sono anni che la uso ed è ancora perfetta. Oltre a quello ci danno in dotazione una chiave da 15 per andare a togliere i pedali. Se abbiamo un pedale che si utilizza la chiave inglese, è perfetta, perché rispetto a una chiave inglese classica riusciamo a fare più presa, essendo più grossa riusciamo a mettere più forza. Quindi se capitano dei pedali difficili da togliere, questa è essenziale. L'alternativa alla chiave da 15 è la brugola da 8, ma di quella ne andiamo a parlare dopo. All'interno troviamo anche la chiave per andare a togliere i movimenti centrali Hollowtech, che qua, se siete degli utenti basici, non vi consiglio di fare, e possiamo anche andare a mettere e togliere i dischi Centerlock, e quindi diventa comoda per questo. Però è un aggeggio che ci mettono all'interno della cassettina, ma se non siete un attimo ferrati, sono delle manutenzioni queste che non vi consiglio di fare. Abbiamo anche all'interno la frusta della catena per andare a togliere le cassette, con ovviamente al suo interno la chiave per andare a togliere le cassette. Con queste ci togliamo praticamente tutte le cassette dai 10 rapporti in su. Possiamo sempre andare a togliere il movimento centrale Hollowtech con la chiavetta che ci danno in dotazione. Ci danno in dotazione anche la chiavetta per andare a togliere le guarniture Shimano, e ci danno in dotazione la chiave per andare a stringere i raggi con diverse misure anche. Diverse misure del nipples, e con tutti questi riuscite a fare una manutenzione generale della vostra bicicletta. Se siete alle prime armi, questa secondo me fa il caso vostro, perché anche se non utilizzate tutte le chiavi, se poi vi piace, mettete un attimo mano all'interno della bici, capite come funziona la meccanica, prima o poi le andate ad utilizzare tutte. Ora le sistemo un attimo e vi vado a parlare anche di cosa manca qua all'interno e cosa sarebbe essenziale per mettere mano, almeno all'inizio. Altra cosa che ci forniscono è l'estrattore delle guarniture. Questo serve principalmente più per le guarniture vecchie che si facevano a perno quadro, che se avete una bicicletta anche di gamma abbastanza alta, attuale, mountain bike o strada, non vi servirà. Però comunque in dotazione, e se vi dovesse capitare di mettere mano per sbaglio una di queste bici, sapete che lui è l'estrattore per i perni quadri. Io ormai sono anni che metto mano alle mie biciclette e non solo, e sono partito per creare il mio setup proprio da questa valigetta che vi ho già accennato, e proprio per questo ve ne sto parlando. Poi da là però qualcosina manca, come se andiamo a cambiare la catena,
abbiamo in dotazione l'attrezzo per andare a togliere le maglie, però non abbiamo in dotazione l'attrezzo per mettere e togliere le false maglie. Quindi la maggior parte delle catene che abbiamo da acquistare ci danno in dotazione la falsa maglia, che è molto più comoda rispetto a mettere e togliere il pin, e quindi diventa fondamentale la chiave per mettere e togliere le false maglie. E questo è uno degli accessori che vi consiglio di andare ad acquistare nel vostro setup iniziale. Le altre cose che non abbiamo nominato sono le pinze. Avere una pinza all'interno del nostro setup tipo questa diventa essenziale. Può servire soprattutto se avete cambi meccanici, se vi capita di andare a cambiare un cavo, diventa fondamentale per riuscire a tirarlo leggermente di più oppure per tante cose. E diventa una delle cose da acquistare per creare il vostro setup. Oltre alla pinza non possono mancare i nastri isolanti, bianco e nero. Tutti e due sono molto utili, perché il bianco lo possiamo mettere magari sulla sella perché abbiamo paura che la sella si abbassa o si alza e non ci accorgiamo. Il nero può avere anche la stessa funzione, oppure lo possiamo mettere nel nastro manubrio. Comunque una di quelle cose che è essenziale da avere e prima o poi lo andremo ad utilizzare. Un'altra alternativa che vi consiglio di avere se siete all'inizio può sempre servire anche un pennarello bianco. Per come vi ho accennato prima, l'utilizzo potrebbe essere simile a quello del nastro bianco, perché possiamo andarlo a mettere nel manubrio per capire la posizione che l'abbiamo messo, oppure nella sella e via dicendo. Andando avanti, soprattutto se avete delle biciclette tubeless, diventa essenziale avere una chiavetta per smontare e rimontare le valvole. Io in realtà uso quelle che danno in dotazione di solito nelle valvole, oppure danno in dotazione assieme alle ruote, perché comunque mi trovo bene con queste, ma sapete che ne esistono di diversi tipi, le trovate in metallo, fatte ancora meglio, che vi fanno togliere e rimettere poi la valvola, che diventa comodo quando andate ad inserire il liquido tubeless all'interno. Quindi è un'altra cosa che non dovete dimenticarvi all'interno del vostro setup. Essenziale da avere sono anche le chiavi per i copertoni. Io ne ho di diversi tipi. In realtà già all'interno della valigetta ce le danno in dotazione, ma con queste che ci danno all'interno della valigetta non mi trovo benissimo. Preferisco utilizzare queste qua, queste gialle, che secondo me vanno molto bene e costano pochissimo. E per facilitare anche il mio lavoro io utilizzo anche questa chiave soprattutto per i copertoni tubeless quando li vado a mettere, perché essendo più lunghi riusciamo ad avere una leva maggiore e mettere senza problemi i copertoni. Quindi il tubeless, non avendo la camera d'aria, non dobbiamo star là a pensare sulla camera, rischio di pizzicarla, uso direttamente la chiave e mi risolvo i problemi. Quindi queste sono delle chiavi che vi consiglio di avere assolutamente. E se vi state chiedendo come mettere un copertone tubeless, come farlo tubeless, più avanti arriverà il video dedicato. Per andare a fare la classica manutenzione non abbiamo parlato degli oli. Almeno un olio lo dobbiamo avere a casa, perché se la catena si arrugginisce potrebbe diventare un problema. Quindi io vi consiglio una cosa di sto genere, un olio al teflon, un olio che va bene per tutti i climi, in modo tale che se pulite la bici oppure la catena necessita di un po' di lubrificazione, avete sempre un olio a portata di mano. Io ovviamente non ho solo questo, ma ne ho diversi tipi, ho quelli per i climi più asciutti, quello per i climi più secchi, ceramico, ne ho sempre un altro intermedio, in realtà ne ho finite anche altre perché mi piace testarli, mi piace provarli e quindi ne ho di diverse tipologie. Ma l'importante è che ne avete uno per tutti i climi, che se vi capita di fare un'uscita vi accorgete all'ultimo che la catena è secca, riuscite a metterlo subito. Questi sono un po' più specifici, quindi è da pulire la catena, da sgrassare molto bene e poi si va a mettere l'olio. Ma questo potrebbe essere un altro video e più avanti vi andrò anche a spiegare, se siete interessati, come andare a mettere. Un'altra cosa che deve essere fondamentale, soprattutto se avete delle biciclette con il freno disco, è un pulitore dischi. Io anche qua ne ho di diverse tipologie, questo è quello che uso di più dalla Makoff, che diventa fondamentale da avere per evitare che le pastiglie e i freni si vanno a contaminare, perché se poi la pastiglia e il freno si va a contaminare, non frenate più, dovete buttare almeno le pastiglie. Ovviamente per far manutenzione è fondamentale avere un cavalletto, il cavalletto che ci consente di sia di esaminare la bici, se abbiamo qualche problemino siamo molto più comodi ad appenderla qua sopra, e poi lo possiamo anche sfruttare per andare a lavarla. Oltre al cavalletto, l'altra cosa essenziale da avere è una pompa con il manometro, perché possiamo andare a vedere quanto gonfiamo le gomme. E ultima cosa, ma non per importanza, è una chiave dinamometrica. Io qua ne ho di due diversi tipi, una che chiude a solo 6 Nm, che diventa molto comoda per le chiusure standard tipo reggisella, manubrio, che hanno una chiusura da 6 Nm, quindi dobbiamo andare a vedere nel nostro reggisella
o nel nostro attacco manubrio se c'è scritto 6 Nm. Se vediamo questo, questo diventa molto comodo perché non dobbiamo andare a settarlo, non dobbiamo andare a scegliere quanto chiudere, perché ci basta usare lei e siamo a posto. Se questo non va bene, ci serve un altro tipo di chiave dove ci dà la possibilità di andare a scegliere il serraggio. E questo diventa essenziale per tutti i componenti in carbonio, perché stiamo un attimo a stringere troppo e a rovinare la bicicletta o la componente. E i componenti normalmente sono anche abbastanza costosi, quindi meglio andare ad evitare acquistando delle chiavi dinamometriche. Ovviamente tutti i prodotti che vi ho accennato oggi ve li lascio qua sotto in descrizione. E detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima!